Gli umani si vantano spesso delle loro creazioni tecnologiche, ma il vero artista di questo pianeta è Madre Natura, che ha costruito un mondo incredibile, meraviglioso e sempre pieno di sorprese. In questo video abbiamo riunito 13 elementi naturali che vi lasceranno a bocca aperta per la loro straordinaria bellezza inusuale. Amazing! Woohoo! Numero 13. Cascata di fuoco. Le cascate sono stupende, ma ne avete mai vista una fatta di fuoco? Vi presentiamo la Horsetail Fall, uno spettacolo incredibile che potete ammirare al Parco Nazionale dello Yosemite, in America. Questa piccola cascata scorre soltanto durante l'inverno e non è semplice da individuare, ma durante alcune rare occasioni nel mese di febbraio, i raggi del sole colpiscono l'acqua in un modo che la fa sembrare infuocata. La cascata è talmente limpida che il colorito aranciato dell'acqua si staglia in grande contrasto con l'ambiente circostante. Ogni anno migliaia di turisti visitano il parco per ammirare la cascata di fuoco, ma molti di loro tornano a casa delusi perché questo spettacolo stupefacente appare soltanto in certe ore della sera ed esclusivamente quando il cielo è limpido. Anche la nuvola più piccola può rovinare l'effetto fiammante del sole sull'acqua. Numero 12. Volo degli storni. Lo storno è un uccello estremamente socievole che abita tutte le regioni del pianeta. Il suo piumaggio variopinto presenta dei puntini più chiari che lo fanno somigliare ad un cielo stellato. Gli scienziati conoscono molte informazioni sulla specie, come le dimensioni, il suono emesso, le modalità di riproduzione e i flussi migratori, ma non riescono a spiegarsi un elemento specifico. Come fanno a volare in stormi così numerosi senza mai scontrarsi? Vi sarà capitato di vedere nel cielo tanti uccelli che danzano creando delle forme spettacolari a mezz'aria, come se fossero delle nuvole scure che mutano ripetutamente. Il volo degli storni è il sogno di qualunque fotografo, che a distanza di pochi secondi può ammirare uno spettacolo sempre nuovo ed eseguito magistralmente. Sarebbe bello essere così coordinati, non siete d'accordo? Numero 11. Fulmini incessanti. Inseguire i temporali è una pratica comune tra le persone curiose e avventurose, ma anche tra gli scienziati e i giornalisti interessati a scattare la foto perfetta. La maggior parte degli appassionati di temporali ha assistito a una grande quantità di fenomeni naturali impressionanti, ma lo spettacolo che si è parato di fronte a quest'uomo del Nebraska non ha paragoni. Il Nebraska è uno stato americano incline ai temporali estivi, quindi all'inizio sembrava una pioggia come tante altre. Presto però l'uomo ha realizzato che Madre Natura aveva messo a bollire in pentola qualcosa di speciale. Durante quel temporale si sono susseguiti talmente tanti fulmini da illuminare il cielo in modo permanente, come se le nuvole avessero letteralmente acceso l'interruttore della luce. Questo sì che è un temporale coi fiocchi. Numero 10. Lana di ghiaccio. Queste immagini potrebbero ricordarvi un fungo, ma in realtà ritraggono il fenomeno della lana di ghiaccio. Si tratta di un fenomeno piuttosto raro che comporta la produzione di fili bianchi e sottili dall'aspetto setoso, fatti totalmente di ghiaccio. Il ghiaccio appare solitamente sul legno umido in decomposizione degli alberi di latifoglie, ma solo se si verificano due condizioni fondamentali. Anche l'aria deve essere pregna di umidità e la temperatura si deve trovare leggermente sotto lo zero. Fin da quando è stato osservato per la prima volta, all'inizio del 1900, gli esperti hanno ipotizzato che il responsabile fosse qualche specie sconosciuta di fungo. Per molti anni nessuno è mai riuscito a scoprire di che fungo si trattasse, finché nel 2015 un team di scienziati tedeschi e svizzeri ha identificato il colpevole nella specie Exidiopsis effusa. Numero 9. Lago Kandy. Avete visto delle tempeste, avete visto dei laghi, ma avete mai visto una foresta crescere nel bel mezzo di un lago? Vi presentiamo il Lago Kandy, nella regione kazaka dell'Almati, che ospita una foresta sottomarina spettrale tra le sue acque pittoresche ed inquietanti. È un panorama unico in tutto il mondo che attira ogni giorno fotografi e amanti della natura provenienti da ogni angolo del pianeta. Il lago si è venuto a formare in seguito a un terremoto nel 1911, che ha generato una frana di proporzioni notevoli e una depressione che si è riempita di acqua piovana. In seguito, gli alberi sono marciti, ma i tronchi sono rimasti perfettamente preservati nell'acqua del lago e regalano uno spettacolo sottomarino impressionante. È una destinazione estremamente gettonata,
anche se molti la trovano piuttosto sinistra. Numero 8. Alce in corsa. Un giorno una donna di nome Christy Panipchuk stava costeggiando in macchina un fiume in Alaska, quando è stata raggiunta da un'alce in corsa. L'animale stava testando i propri limiti e correva così velocemente che sembrava galleggiare sulla superficie dell'acqua. Il filmato girato da Christy è diventato rapidamente virale tra gli utenti del web, che lo hanno giudicato una semplice illusione ottica. Per molti, l'alce non stava veramente correndo sull'acqua, ma in una zona del fiume poco profonda. Altri hanno sottolineato il fatto che quel fiume viene spesso percorso dai battelli e che, di conseguenza, deve essere sufficientemente profondo. Qualunque sia la risposta, l'immagine dell'alce in corsa rimane uno spettacolo meraviglioso. Numero 7. Mutanti di Chernobyl. Il disastro di Chernobyl è stato l'incidente nucleare più letale della storia. È accaduto nel 1986 nel nord dell'Ucraina, in seguito all'esplosione accidentale di un reattore in una centrale nucleare che ha preso fuoco in pochi minuti. Il reattore in questione è andato distrutto e ha rilasciato un'enorme quantità di radiazioni nell'atmosfera. I cittadini ucraini sono stati evacuati immediatamente e per diversi decenni l'area è rimasta completamente disabitata. Tuttavia, proprio a causa dell'assenza dell'uomo, molti animali hanno trovato rifugio nelle foreste circostanti. Alcuni di loro però hanno risentito fortemente delle radiazioni, come potete dedurre dal loro aspetto bizzarro. Date un'occhiata a questa creatura misteriosa che sta attraversando la strada. Nessuno sa cosa sia esattamente, ma una cosa è certa: non appartiene a nessuna specie genetica conosciuta dall'uomo. Chissà cos'altro si nasconde nelle foreste di Chernobyl. Numero 6. Vulcano di fango. I bagni di fango sono una moda diffusa tra gli amanti della pelle liscia e morbida. Sono molto rilassanti e alleviano i sintomi delle problematiche alla pelle, oltre a ridurre il dolore alle giunture. Sapevate però che esistono anche dei vulcani di fango? Sono delle formazioni che sorgono sottoterra fatte di acqua, minerali e gas infiammabili. L'Azerbaigian ne è colmo, con circa 400 dei 1000 vulcani di fango che esistono in tutto il mondo, presenti sul suo territorio. Il Parco Nazionale del Gobustan è particolarmente famoso per i suoi vulcani fangosi. I gas rilasciati dalle profondità terrestri generano delle bolle e spingono il fango verso la superficie. Per qualche motivo misterioso, la combinazione di immagini e suoni è altamente soddisfacente. Che cosa vi ricorda questo rumore? Numero 5. Cervo mimetizzato. A prima vista, potreste pensare che l'immagine contenga soltanto due cumuli di neve e qualche bastoncino. Ma state a guardare. Quando l'uomo si avvicina, uno dei due cumuli comincia ad agitarsi, come se possedesse vita propria. E all'improvviso rivela al suo interno la sagoma di un cervo, che si allontana di corsa. Non rimane altro che scoprire cosa nasconde il secondo cumulo. L'uomo si avvicina con un bastoncino e scopre un altro cervo, che tuttavia sta ancora dormendo e non lo ha fiutato. Appena l'uomo lo tocca col bastone, l'animale si sveglia, si scuote di dosso la neve e scappa via a sua volta. Ha un aspetto disorientato, ma se siete mai stati svegliati da un sonno profondo, capirete perfettamente il suo stato d'animo. Numero 4. Cascata di sabbia. Conosciamo tutti le cascate d'acqua e abbiamo ammirato la bellezza di una cascata di fuoco, ma sapevate che esistono anche le cascate di sabbia? Questo fenomeno è tipico dell'Arabia Saudita ed è stato ripreso in numerosi filmati. In quello che vi stiamo mostrando si vede chiaramente la sabbia che scorre oltre un promontorio roccioso, proprio come farebbe un flusso d'acqua. Molti hanno ipotizzato che il video fosse stato modificato in post-produzione, copiando il movimento della cascata del Niagara nel panorama saudita. Ma sebbene il nome cascata sia eccessivo, il fenomeno è autentico. In Arabia non ci sono fiumi permanenti, quindi nell'area dove si verificano questi eventi ci sono numerosi letti di fiumi asciutti. A volte si allagano a causa delle improvvise piogge torrenziali, e questi flussi di sabbia sono il risultato. Numero 3. Canyon Cristales. Questa meraviglia della natura, invece, si chiama Canyon Cristales. Questo fiume unico nel suo genere si nasconde nel profondo della giungla colombiana ed è un paradiso per gli amanti dell'avventura. Ogni anno viene visitato da turisti e fotografi in cerca dello scatto perfetto. Grazie ai colori vibranti delle sue acque, il Canyon Cristales viene spesso soprannominato Fiume dei Cinque Colori o Arcobaleno Liquido. Da fine giugno a inizio novembre, il letto del fiume assume delle sfumature diverse, dal giallo al verde e dal blu al nero,
La tinta più particolare, però, è sicuramente il rosso, generato da una piccola pianta dal colore acceso che cresce sulle sponde del fiume, chiamata Macarenia clavigera. Numero 2. Tornado di fuoco. I tornado di fuoco sono delle colonne vorticanti che nascono da una combinazione letale di gas, fumo e fiamme. Sono roventi e molto pericolosi, quindi se doveste trovarvi nei pressi di un tornado di fuoco, scappate a gambe levate. Questo fenomeno si forma quando il calore intenso causato da un incendio sale in altitudine e l'aria circostante, di temperatura diversa, si affretta a prendere il suo posto. Il risultato è una colonna d'aria potenzialmente letale. Proprio come succede con i tornado comuni, niente e nessuno può opporsi a un tornado di fuoco. Guardate con quanta facilità risucchia un idrante in questo filmato. Numero 1. Cammello senza testa. Ricordate le mutazioni di Chernobyl di cui vi abbiamo parlato poco fa? Ecco un'altra creatura dall'aspetto inusuale. Questo cammello passeggia come se non avesse un singolo pensiero al mondo, ma ad un'occhiata più attenta sembra mancare una parte del corpo piuttosto importante. Com'è possibile che una creatura vivente sia in grado di vivere e addirittura camminare senza una testa e un cervello? Questo non è l'unico esemplare di cammello ad aver turbato gli utenti del web a livello internazionale. Prima di gridare allo scandalo, però, vi consigliamo di aspettare, perché questo mistero non è così inquietante come potreste pensare. Quando il cammello si volta, infatti, appare chiaro che si trattava semplicemente di un'illusione ottica, nel posto giusto, al momento giusto. La testa era solo girata dall'altra parte. La stessa spiegazione vale per tutti i cammelli immortalati nella stessa posizione. Quale di questi fenomeni naturali vi è sembrato più interessante? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime liste pazzesche.